Sì, abbiamo speso tanto. Ho chiesto il cambio perché non riuscivo più a spingere come prima, quindi secondo me era meglio avere un rinforzo dalla panchina fresco che poteva dare qualcosa in più per poterla vincere, però non ci siamo riusciti. Hai anche cambiato ruolo, nel senso che prima eri più basso, poi sei andato, la tua duttilità sarà molto utile a questa squadra. Sì, beh, io cerco di mettermi a disposizione del mister, di fare quello che mi chiede. Se mi chiede di fare il mediano, faccio il mediano, se mi vuole più avanti mi adatto e gioco più avanti. Stasera grande prova di squadra, insomma avete avuto tante occasioni, tu ne hai avuta una clamorosa con il palo, insomma è mancato solo il gol. Bravo, hai detto bene, è mancato solo il gol, perché ho il palo io, il palo Rauti. Il tiro di Clemenza ha fatto una parata incredibile al portiere. Poi tante occasioni, colpi di testa, meritavamo la vittoria e ci è mancato quel pizzico in più per vincere la partita. Girate davvero bene al centrocampo, poi con il tuo arrivo secondo me è cresciuto anche di qualità. Personalmente non te parlo per la prima volta, che idea ti sei fatto di questo Pescara? Perché lì in mezzo forse il reparto doveva avere più qualità e oggi si è visto. Bravo, penso si sia visto. Oggi secondo me abbiamo fatto una grande partita anche a livello di gioco e di occasioni create. Abbiamo messo in difficoltà, in grandissima difficoltà, una nostra diretta concorrente per il terzo posto. Quindi ho fiducia nei ragazzi, sono un grande gruppo, siamo un grande gruppo, abbiamo fatto una grande partita, dobbiamo continuare così. Insomma, se si vuole tentare di acciuffare questo terzo posto, però bisogna migliorare questo score rispetto all'andata. Insomma, Autini aveva detto che dobbiamo fare più punti dell'andata, fino a questo momento ne abbiamo fatti di meno, quindi insomma bisogna un po'. Esatto, bisogna trovare la via del gol e cercare di vincere partite il più possibile. Pontisso è arrivato a Pescara, si è guadagnato subito il posto titolare, insomma arrivi dalla Serie B, insomma c'era anche una certa concorrenza, c'è una certa concorrenza anche a centrocampo, insomma però tu hai fatto subito valere i cannoni di giocatore di un certo peso. Ma io mi metto a disposizione, come ho detto prima, vado al massimo in allenamento per poi potermi giocare una chance da titolare la domenica. E quindi niente, mi metto a disposizione. Per chiudere, per quanto riguarda domenica c'è questa gara a Fermo, 3 giorni, Assolutamente. insomma una gara, tra l'altro la prima di 3 trasferte, insomma Fermo, Pesaro, poi Modena, insomma. Purtroppo abbiamo 3 partite fuori casa. Però dobbiamo andare a 2000 all'ora e provare a vincere tutte le partite.